Ciao a tutti ragazzi, registro prima della partita del PSG, quindi non ho idea se Paredes avrà giocato oppure no e come dicevo nel video di ieri mi auguro che possa non giocare per evitare degli infortuni e magari caricherò il video con Paredes che sarà morto tipo per via di questa cosa qui, ma va bene, facciamo, speriamo che vada tutto bene. Preparo il video per la giornata di sabato 14 agosto, la vigilia dell'inizio del campionato della Juventus, e poi ci troveremo a commentare le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa in seconda battuta verso sera nella giornata di oggi. Mancava, ok, l'analisi tattica legata a Leandro Paredes, ve l'avevo promessa, ho raccolto tutti i dati necessari per parlare di Paredes in orbita Juventus e cerchiamo di capire se il suo acquisto può essere sensato oppure no, dato che come sappiamo è uno dei nomi principali insieme a Memphis Depay. Tra l'altro leggevo Giovanni Albanese proprio pochi istanti fa, diceva che tra lunedì e martedì, quindi primi giorni della prossima settimana, il Manchester United e Rabiot torneranno a discutere per gli ultimi dettagli legati all'ingaggio del calciatore. E poi leggeremo qua quanto la trattativa Rabiot può essere interessante e importante per quanto riguarda Paredes. Io direi di partire subito dalla slide principale, quindi Leandro Paredes, analisi del profilo. Chi è Leandro Paredes? Può tornare utile alla Juventus di Allegri 2022-2023? È un nazionale argentino, nato il 29 giugno 1994, calciatore di piede destro, alto 1,80 m. E allora, perché si parla di Leandro Paredes? Perché Paredes ha raggiunto un accordo con la Juventus ormai da giorni, come riportato da tutti i più grandi e importanti giornalisti sportivi italiani. Si parla di un accordo da 5 milioni di euro all'anno. Manca soltanto l'intesa e la formula che verrà discussa con il PSG proprio in questi giorni. La Juve attende appunto la cessione di un centrocampista oltre a Rovella, molto vicino al prestito al Monza, e Rabiot United continuano a trattare, come abbiamo detto pochi minuti fa. Invece Arthur si allontana definitivamente dal Valencia. Gattuso in conferenza stampa ha detto: mi piacerebbe tanto avere Arthur a mia disposizione, ma non possiamo permettercelo. Sappiamo che la Juventus è ben disposta a cedere Arthur pure in prestito gratuito, a patto che l'ingaggio venga suddiviso in maniera equa. Il Valencia richiedeva l'80% dell'ingaggio pagato alla Juventus per pagarne soltanto il 20%, e la Juventus ha detto no, e quindi probabilmente Arthur dovrà cercarsi un'altra collocazione o rimanere da esubero alla Juventus, ma questo potrebbe poi fargli perdere il mondiale, quindi mi immagino qualcosa che possa muoversi nelle ultime giornate di mercato. Arthur deve veramente convincersi che alla Juventus non ci sarà spazio per lui, a maggior ragione dovesse entrare proprio Paredes, che andrà poi a ricoprire quello che nella testa di Allegri doveva essere Arthur anche lo scorso anno, dove è stato provato e dove comunque alla fine non ha convinto. E allora Leandro Paredes, ruolo, dati, infortuni, costo, dove giocherebbe nella Juventus e fattibilità. 6 punti chiave per cercare di capire al meglio il perché la Juventus è andata su questo calciatore. E quindi, quale posizione occupa in campo Leandro Paredes? Allora, ruolo naturale mediano. Può giocare anche come centrale di centrocampo o trequartista. Wikipedia ci dice destro naturale, abile anche nelle giocate in poco spazio. È vero, me lo ricordo veramente bene, Paredes, ho visto anche qualche gara di Champions del PSG in questi anni, è esattamente così, sa cavarsela con finte doppi passi. Poi qua, vabbè, si ispira a Riquelme, Zinedine Zidane, apriamo un cassetto che potevamo anche tenere chiuso, perché sono due profili, direi, abbastanza irraggiungibili per quanto Paredes sia comunque un buon giocatore, e inoltre bravo a recuperare i palloni. Oltre a possedere un ottimo controllo di palla ed è abile a fornire assist o a concludere. Nasce trequartista, ruolo dove è esordito nel Boca Juniors, per poi, dopo essere giunto in Europa, arretrare la sua posizione ad intermedio di centrocampo a 3 e in seguito, con l'arrivo a Empoli, inizia a giocare stabilmente da regista, che dove verrebbe poi impiegato dalla Juventus. Bravo a cercare la profondità, non perdere mai il pallone, si distingue anche in fase di interdizione per la capacità di giocare in spazi stretti. Poi un giocatore che, aggiungo io, va molto in verticale, per quello che è il mio ricordo di Leandro Paredes, anche cercando il pallone lungo a scavalcare la linea difensiva avversaria, a patto che ovviamente ci sia un compagno pronto a fare il movimento adeguato. Paredes, con i giri contati e i giri giusti, riesce a far passare il pallone. Season heat map del PSG, possiamo vedere che questo qua è dove ha giocato nella Liga della passata stagione. Paredes è un giocatore che tende ad avere veramente il controllo centrale del gioco, all'interno del cerchio di centrocampo, davanti alla difesa e sulla tre quarti campo. Quindi giocatore che fa una vera e propria spina dorsale della squadra, giocatore centrale, assolutamente centrale all'interno del campo da gioco, quindi veramente il giocatore che fichi davanti alla difesa, che ti va a prendere il pallone basso
ti aiuta anche nell'uscita dal basso e poi cerca di dialogare con i compagni, il giocatore che ti mette ordine a centrocampo e di conseguenza in tutta la squadra. Questo è Leandro Paredes, questo è il ruolo, la funzione, il compito di Leandro Paredes. E allora i dati, presenze e rendimento per stagione. E qua iniziamo a entrare, secondo me, in una discussione abbastanza delicata. Vediamo il perché. Liga 1, lo scorso anno ha giocato 15 partite di campionato, un gol e due assist, tre cartellini gialli, 840 minuti disputati. In Champions League ha disputato 5 partite, 315 minuti, e in Coppa di Francia 2 presenze, 89 minuti. Poco, perché in totale sono stati giocati 1244 minuti. Se diamo anche un'occhiata a quelle che sono state comunque le altre presenze di Paredes al PSG, notiamo che al massimo nella stagione 2020-2021 ha giocato 36 partite in totale tra Champions League e Liga 1, tra l'altro sono arrivati in finale di Champions che hanno perso contro il Bayern Monaco, mentre in tutte le altre annate, ad eccezione fatta per quella precedente, quindi 2019-2020, che ne ha giocata 33, è sempre sulla ventina di partite, anche se in realtà la prima stagione si è diviso tra Zenit e Paris Saint-Germain. Insomma, l'ultima stagione in generale ha fatto una ventina di partite, che non è tanto. Negli anni, nell'ultimo anno in particolar modo, ha perso un po' di continuità atletica per via di alcune motivazioni che vedremo successivamente. Quindi, bene o male, nelle stagioni precedenti le sue partite le ha sempre fatte, anche se in campionato vediamo che 16, 17, 21, 15 sono poche, poi magari ha giocato altre competizioni come le coppe europee o le coppe nazionali, in campionato sempre poche presenze. A fine anno su una cinquantina di partite totali siamo sulle 30 partite, quindi una ventina tutti gli anni magari viene persa. Dopo vedremo il perché, ed è proprio qua, infortuni Paredes, tende spesso a fermarsi. Questa è la mia più grande paura, perché do un'occhiata a quella che è la cronaca, la cronologia infortuni di Paredes, vedo l'ultima annata, quindi 2021-2022, 24 giorni di ritardo di condizione, 4 partite saltate, 29 giorni per un problema alla coscia, 5 partite saltate, 18 giorni per un problema agli adduttori, 3 partite saltate, 86 giorni per un infortunio agli adduttori, 8 partite saltate. Stiamo parlando di tante partite saltate nell'ultimo anno, che spiega il perché di così pochi minuti disputati. Stiamo parlando di un calciatore che, come vedete, in precedenza non è che abbia mai avuto chissà quali problemi, se non una rottura parziale del legamento collaterale della caviglia quando ancora giocava nella Roma, fuori 35 giorni, ha saltato 5 partite. Vabbè, coronavirus, problema alla caviglia, che ci può stare, che se lo portava dietro da quell'infortunio lì, però nell'ultimo anno, tra coscia, adduttore, ritardo di condizione, ragazzi, ha perso veramente tante tante partite. E questo è esattamente lo stesso tipo di discorso che si è fatto con Paul Labil Pogba. Differenza, Pogba arrivava a parametro zero, Paredes invece non arriva a parametro zero, non arriverebbe a parametro zero, ma soprattutto Pogba era uno, Pogba e Paredes iniziano a essere due. Quindi una delle mie più grandi preoccupazioni lato Paredes è proprio questa, il fatto che, ok, magari un giocatore facilmente, che può farsi male facilmente, che è tendente all'infortunio, una rosa ci sta, se in un reparto di centrocampo in cui c'hai 6, forse massimo 7 giocatori al massimo, 2, e i 2 nuovi acquisti sono entrambi così, allora qualche problema poi viene fuori e qualche domanda te la devi poi fare. Però valutiamo anche il costo di Paredes, cartellino e stipendio. Contratti scadenza al 30 giugno 2024, ma il PSG ne valuta la cessione. Il valore attuale del cartellino, secondo Transfer Market, è 17 milioni di euro. La Juventus potrebbe richiederlo in prestito, poi ovviamente il PSG dovrebbe rinnovare il contratto perché il prestito poi dura un anno, Paredes si ritroverebbe svincolato per il PSG. Non avrebbe senso, ma come detto in precedenza, la Juventus sembra aver trovato l'accordo sulla base di 5 milioni di euro all'anno, che non è tantissimo e vedremo il perché, ma prima concentriamoci sulla parte tattica, quindi dove giocherebbe Paredes alla Juventus? L'abbiamo già detto, ma andiamo nel dettaglio, perché la Juventus è alla ricerca di un centrocampista centrale che possa giocare davanti alla difesa e dar via la manovra partendo dal basso.
Pare di essere il regista perfetto che Allegri solitamente utilizza come vertice basso. E vi dico perché. Guardate, questo è un estratto della tesi di Massimiliano Allegri, di quando è diventato allenatore, e dice: il centrocampista davanti alla difesa, quindi il numero 4, il regista ideale, dovrebbe essere innanzitutto dotato di grande carisma, in modo da poter comandare al meglio i due interni di centrocampo, che sono il 10 e l'8, quando in non possesso palla, i tre uomini davanti. Quindi Paredes lì davanti è esattamente quello che vuole Massimiliano Allegri davanti alla difesa. E poi ci sono Pogba e Locatelli, che sono il 10 e l'8, anche se Locatelli al 27, immaginiamocelo con l'8, secondo questo schema di Allegri. Ora abbiamo messo la formazione ideale, secondo me, della Juventus in generale. Dovesse arrivare Paredes, mi immagino una Juve del genere, quando poi rientrerà anche Chiesa, e secondo me il 4-3-3 sarà il modulo di riferimento della Juve di quest'annata. Una formazione del genere, devo dire la verità, non è per niente male, però poi andiamo nel dettaglio. Come dicevamo prima, Pogba e Paredes, qualche problema. Chiesa che rientra dal crociato e magari rientra a gennaio. Alessandro e Bonucci che non ti danno più quella sicurezza di un tempo. Danilo stesso che nell'ultimo anno un pochino ha arrancato. Quindi sulla carta una formazione che wow, poi inizi ad andare nei dettagli e ti accorgi che qualche problemino nei singoli c'è, e poi allora tocca alle riserve, tocca a Massimiliano Allegri cercare di dare quel qualcosa in più. Sulla carta la formazione ci sta, perché bene o male tutti i calciatori andrebbero a giocare nei loro ruoli, e aggiungo a maggior ragione Manuel Locatelli, che l'anno scorso ha giocato regista davanti alla difesa, ma che non è un regista, bensì una mezzala o comunque un giocatore, un mediano da inserire in un centrocampo a due davanti alla difesa. E quindi vorrei fare una piccola parola anche su Locatelli e dei benefici che poi Paredes porterebbe anche a Locatelli, senza stare a dilungarmi tanto, perché magari poi ne parleremo in un altro video più avanti. Però andiamo a analizzare anche quello che Allegri vuole nelle due mezze ali. Quindi il numero 10 che avevamo identificato in Pogba deve essere in grado di creare superiorità numerica e saltare l'uomo mediante il dribbling. Pogba lo sa fare. Saper eseguire perfettamente l'ultimo passaggio, Pogba lo sa fare. Essere in possesso di un buon tiro da fuori, Pogba lo sa fare. Soprattutto riuscire a verticalizzare l'azione per poter mettere i tre uomini in attacco in condizione di andare alla conclusione positiva dell'azione, Pogba lo sa fare. Quindi Pogba è il perfetto numero 10 per Allegri. Ma il numero 8, che in questo caso è Locatelli, essere in possesso di maggiori qualità tattiche, e ci può stare, aiutare maggiormente i compagni di centrocampo, e ci può stare, lavorare in maggior misura quando la squadra non è in possesso palla, e allora qua deve probabilmente migliorare qualcosa, e aiutare il centrocampista centrale nel dare equilibrio alla squadra e recuperare palloni della squadra avversaria. Qualcosa che Locatelli sa fare, ma che magari in questo momento non è ancora perfetto. E allora mi viene in mente che forse l'otto perfetto di Allegri in questa configurazione di centrocampo dopo diventerebbe Zaccaria, perché è quello con più qualità tattiche, è quello che aiuta maggiormente i compagni di reparto, è quello che lavora di più quando la squadra non è in possesso palle ed è quello che recupera più palloni. Però ricordiamoci che Pogba per un po' sarà fuori, e allora Zaccaria diventerebbe l'otto e Locatelli dovrebbe fare le veci di Pogba, perché Locatelli sarebbe in grado di giocare indistintamente come mezzala di destra e come mezzala di sinistra. E quindi Locatelli dovrebbe diventare un centrocampista completo, nel vero senso della parola. Giocatore in grado di giocare davanti alla difesa quando Paredes avrà dei problemi, di poter giocare sul centro-sinistra quando Pogba avrà dei problemi e giocare sul centro-destra quando Pogba e Paredes staranno bene. Quindi diventare un giocatore abile nell'ultimo passaggio, abile nel tiro da fuori, abile nel saltare l'uomo mediante dribbling, abile nel recuperare palloni e abile nel dare equilibrio. Locatelli tutte queste caratteristiche secondo me le ha, è un giocatore che non eccelle in nessuna di queste, è un giocatore che le sa fare bene o male tutte, quindi centrocampista universale. E a maggior ragione abbiamo visto anche l'anno scorso, quando può staccarsi dai compiti di regia davanti alla difesa, riesce a dare quella qualità in più sulla tre quarti, quindi negli ultimi metri, che l'anno scorso è mancata tanto alla Juventus e che quest'anno sarà essenziale riuscire a dare, a maggior ragione in un'annata che si preannuncia decisiva e definitiva per la Juventus. Quindi Locatelli mi viene da dire che è il calciatore sul quale Allegri dovrà lavorare maggiormente, perché è il centrocampista perfetto per Allegri sotto tutti i punti di vista, perché può essere utilizzato come vero e proprio jolly. Quindi Locatelli mi viene da dire sarà il centrocampista più utilizzato della stagione, infortuni permettendo, proprio per questo. Fattibilità di Paredes, arriva davvero? Siamo in attesa della cessione di Rabiot, che pare molto più probabile appunto rispetto a quella di Arthur al momento, considerando un quadriennale da 5 milioni netti con l'utilizzo del decreto crescita, quali cifre otteniamo?
E 15 milioni in 4 anni, io ho messo 15 milioni perché il valore è 17, non credo che la Juventus voglia pagare così tanto, perché 17 milioni più 5 milioni netti con tanti infortuni dietro e un anno, due anni alla scadenza del contratto, boh, mi sembra tanto per un giocatore che andrà a scadenza di contratto a 30 anni, quindi ho provato a immaginarne 15, poi andremo a spendere altre due parole qua. Un ammortamento di 15 milioni sui 4 anni genera un ammortamento di 3,75 milioni a stagione. 5 milioni di euro netti con decreto crescita sono 6,5 lordi a stagione, quindi in tutto Paredes costerebbe 10,25 milioni di euro a stagione alla Juventus, 29, 30, 31, 32 anni. Stiamo parlando di 41 milioni di euro in 4 anni che Paredes verrebbe a costare alla Juventus. Qua aggiungo una cosa, attenzione a Moise Kean, perché era sempre stato uno dei nomi che circolava ambito PSG, dove ha già giocato, era sembrato anche un nome interessante qualche mese fa per il PSG. Io qua alzo le mani, non ci sono notizie, lancio l'illazione, non mi meraviglierei di vedere uno scambio tra Paredes e Moise Kean, dato che Moise Kean proprio in questi giorni sta dialogando con la dirigenza della Juventus tramite la sua procuratrice Raffaella Pimenta, vediamo che cosa ne viene fuori. Conclusioni, non sono innamorato di Paredes, non credo che cambi il volto del centrocampo come potrebbe essere per esempio Milinkovic-Savic, ma allo stesso tempo ne capisco l'utilità tattica. Impressione, il costo è abbordabile per la Juventus se si rimane sui 10-15 milioni di euro al massimo, io non vorrei rischiare di andare troppo in là. L'età è perfetta, visto che il calciatore è nel momento di massima maturazione in carriera. Non è un trentenne, è prossimo ai 30 anni, 4 anni di contratto potrebbero essere forse un pelino troppi, se proprio proprio ne farei 3, però non è questo il problema. Le caratteristiche tecniche aiutano ad esaltare Locatelli, come abbiamo visto, ma la condizione fisica del ragazzo mi preoccupa non poco. Ha un'ottima esperienza europea, ora però bisogna valutare anche le condizioni fisiche di Pogba, perché secondo me la trattativa è strettamente collegata. Io non sono per il no assoluto a Paredes. Avrei preferito provare a trattenere Rovella, che non mi era dispiaciuto in questo precampionato. Se Allegri non l'ha ritenuto pronto al momento e preferisce fargli fare un anno in prestito in una squadra come il Monza, che lotterà per salvarsi in Serie A e forse qualcosina di più, ok, perché magari preferisce un giocatore come Paredes, però attenzione che la Juventus non è assolutamente la squadra che può permettersi altri giocatori con difficoltà a livello fisico, perché già siamo carenti sotto quel punto di vista, iniziamo già la stagione con degli infortuni, non dico in emergenza ma quasi. Se iniziamo ad avere Pogba, Paredes e magari, che ne so, anche McKennie, che l'anno scorso si è rotto il piede, poi quest'anno aveva iniziato con la spalla fuori uso, per fortuna sembra già recuperato, però a centrocampo sembra sempre di avere dei giocatori un po' troppo fragili, e allora il rischio poi è che ci si ritrovi a giocare davvero con Fagioli e Miretti, che magari in questo momento non sono ritenuti pronti, ma che poi lo devono diventare per forza di cose. E allora, se arriviamo a 7 centrocampisti, quindi la composizione Paredes, Locatelli, Pogba, che dovrebbero essere i tre titolari in assoluto, McKennie, Zaccaria, Fagioli e Miretti, posso anche capire, perché sono 7, due ce li hai un po' titubanti e ok. Se iniziamo a ragionare magari sul prestito di Miretti, sul prestito di Fagioli, su Miretti che magari non è proprio aggregato alla prima squadra ma ne fa un po' in Under 23, poi un po' di convocazioni, poi non vede mai il campo, allora vi dico, non lo so se ci conviene prendere Paredes. Delle due rimango con un centrocampista in meno e provo a valorizzarne almeno uno dei due dei ragazzi, dato che Rovella è stato deciso di non valorizzare, provo a valorizzarne uno dei due. Però ovviamente se prendi Paredes allora devi tenerli tutti e due, sia Fagioli che Miretti, e almeno uno dei due deve essere utilizzato in pianta stabile in prima squadra. Queste sono un po' le mie considerazioni. Il giocatore è interessantissimo, non sono particolarmente innamorato di Paredes, ma ribadisco, capisco che sia un profilo che ovviamente per forza di cose ad oggi di questo livello, per questa esperienza, queste caratteristiche tecniche all'interno della Juve manca, è anche uno degli ultimi registi in circolazione, non sono nemmeno così convinto che sia necessario insistere su un regista vero e proprio come era una volta. Oggi secondo me le squadre più importanti in Europa giocano con un altro tipo di centrocampista davanti alla difesa e magari la mezzala di costruzione la utilizzano spostata sul centro-destra o sul centro-sinistra, però capisco che magari Allegri abbia in testa di andare avanti con uno come Paredes, e allora ben venga, però attenzione che i rischi ci sono e non dobbiamo sottovalutarli.